partiamo dai motori del nuovo SH, dai veri e propri concentrati di tecnologia. Chiamati ESP, sono dotati di serie del sistema Start and Stop che, assieme ad altre modifiche come il radiatore laterale e la camera di scoppio ridisegnata, promettono risultati davvero notevoli. Si parla infatti di 47,4 km al litro per il 125 e 43,8 per il 150, con un'autonomia che supera largamente i 300 km. Nuovo anche il telaio, in particolare più rigido e pensato per avere più spazio nel sottosella. Ora infatti si può caricare comodamente un casco integrale. Come nuove sono anche le ruote in alluminio presso fuso e disegno a 10 razze. Infine l'ABS, per mantenere bassi i costi si è pensato a un sistema a doppio canale, che offre comunque un ottimo livello di sicurezza. Due paroline anche per quanto riguarda lo stile: all'anteriore troviamo 4 nuove file di gruppi ottici che rendono le linee più stilose e personali rispetto al passato. Nuovo è anche il fanale posteriore, la strumentazione e le pedane per il passeggero. Ultima ma non meno importante è la dotazione di serie: bauletto, paramani e parabrezza sono all inclusive, come anche l'ABS. Una volta a bordo l'ergonomia è quella di sempre, si sta leggermente appollaiati sull'SH, la sensazione di qualità è percepibile ovunque, dai comandi alle plastiche. Tutto è ben pensato a partire dagli spazi, sotto la sella ci sta davvero un casco integrale e nel cruscotto si può facilmente riporre portafogli e oggettistica simile. Pulsante d'accensione e via, pronti per un giro della capitale, Roma. Ambiente in cui l'SH si ritrova a sguazzare come un pesce nell'acqua, l'agilità infatti è rimasta da riferimento e permette di svingolarsi agilmente nel traffico. Come da riferimento è anche lo scatto al semaforo, sempre pronto e privo di ritardi. Anche quando c'è da viaggiare spediti l'SH non si tira indietro, in particolare il 150, che permette andature dignitose, degne di scooter di maggiore cilindrata. Protagonista della prova è il sistema Start and Stop. Semplice e funzionale, permette di abbattere i consumi soprattutto nella guida urbana, fatta di semafori e stop. L'unico piccolo neo si riscontra nelle ripartenze, a causa di un leggero ritardo di accensione. Se comunque si ritiene fastidioso, è disattivabile con il comando al manubrio. Infine parliamo del sistema ABS che, nonostante la sua semplicità, è molto funzionale. Soprattutto sui pavé della capitale, infatti, è facile incorrere in bloccaggi della ruota involontari, cosa che con il sistema ABS non avviene. Da segnalare solamente l'intervento un po' on-off, comunque nulla di così grave.